Ciao, sono Lorenzo. Una domanda che ci fate spesso e che non passa mai di moda riguarda il patentino per guidare la trattrice agricola. Proviamo oggi a rispondere, cercando di capire che cos'è, quando serve, quando non è necessario, chi è obbligato a farlo e ogni quanto deve essere rinnovato. Io sono pronto, la mia squadra di assistenti allargata è pronta, possiamo partire. Innanzitutto non si chiama patentino, che è un termine ovviamente gergale, bensì abilitazione alla conduzione di trattrici agricole o forestali a ruote o cingoli. Avete visto come cambia già tutto? È un'abilitazione strettamente collegata al macroambito della sicurezza nei luoghi di lavoro. Consta in un corso teorico e pratico in cui si impara a utilizzare in sicurezza la trattrice agricola, non fare e non farsi del male. È stato istituito nel 2012 a seguito di un'analisi puntuale fatta sugli incidenti in agricoltura in Italia, in cui è emerso che molti di questi incidenti non avvengono a causa di macchine non sicure, bensì per una scarsa formazione dell'operatore, una scarsa conoscenza dei potenziali rischi legati all'utilizzo di quel macchinario. Un esempio? Molti incidenti avvengono perché l'operatore è convinto che la cintura di sicurezza sia necessaria solo quando circola su strada, quando invece è fondamentale per mantenere l'operatore, in caso di ribaltamento del trattore, come in questo caso, all'interno della zona di sicurezza del trattore stesso. Si viene formati a condurre la macchina in condizioni di impiego usuale, come ad esempio una conduzione in pendenza, oppure una conduzione con un'attrezzatura anteriore o posteriore montata sul trattore stesso, anche perché in questi casi la dinamica di guida del trattore cambia drasticamente. Si viene poi formati a gestire quelle che noi chiamiamo gergalmente situazioni anomale ragionevolmente prevedibili, come ad esempio un'impennata anteriore oppure una perdita di stabilità laterale della trattrice. Sono obbligati ad ottenere la specifica abilitazione solo i soggetti professionalmente addetti del settore agricolo che utilizzano determinate attrezzature, come i datori di lavoro, i dipendenti di un'impresa agricola, i collaboratori familiari di questa impresa agricola ed i lavoratori autonomi. Chi sono i grandi esclusi? Gli hobby farmer, ovvero gli agricoltori non professionisti. Il caso particolare è quello degli hobby farmer che vogliono immatricolare il loro mezzo, quindi il loro trattore. Ecco, in questo caso aprono una partita IVA agricola proprio per poter immatricolare il mezzo e circolare su strada. In quel caso, quella diventano a tutti gli effetti degli operatori professionistici del settore. Il patentino va rinnovato? Sì, ogni 5 anni dobbiamo fare un piccolo aggiornamento. I mezzi agricoli per i quali è necessario avere il patentino sono trattori agricoli, sia gommati che cingolati. Inoltre anche quelli con il pianale di carico, i sollevatori telescopici ed infine i carri raccolta frutta. Il patentino è legato al macrotema della sicurezza sul lavoro. Se noi ci stiamo spostando liberamente, quindi stiamo facendo un trasferimento che però non è un'attività professionale, allora non è necessario. In quel caso l'unica cosa che serve è la patente di tipo B. Tuttavia, se io svolgo un'attività lavorativa su strada, ad esempio uno sfalcio dell'erba piuttosto che una manutenzione di tipo professionale stradale, allora a tutti gli effetti io dovrò, per circolare su strada, avere il patentino. I soggetti abilitanti sono diversi, tra questi ricordiamo l'INAIL, le regioni, le associazioni di categoria agricole e gli enti formatori accreditati per la sicurezza sul lavoro. Per concludere, l'aspetto della formazione in agricoltura è, ahimè, purtroppo sottovalutato, troppo spesso dagli addetti ai lavori. Il mondo agricolo operativo è spesso popolato da persone che si sono fatte da sole sul campo, che è un concetto giustissimo e che io rispetto profondamente, ma che purtroppo a volte non è sufficiente a governare le complessità dei macchinari e delle tecnologie. Per cui, che abbiate un obbligo di legge oppure no, fatevi il patentino, anche perché le cifre e le tempistiche in ballo sono assolutamente sostenibili. ROPS alzato, cintura di sicurezza allacciata e tanta prudenza, sempre. Ciao e alla prossima.